Ed è tutto per oggi, vi do appuntamento come sempre a domenica prossima per andare a conoscere l'amico dei pinguini e scoprire che è anche un nostro amico. Ciao! In una terra lontana, lontana, c'è un'isola magica che migliaia di piccoli e adorabili pinguini chiamano casa. Un grande cane maremmano di razza italiana, simpatico, dolce, ma fin troppo irruento, sempre in cerca di guai. È Giotto, l'amico dei pinguini. Il film, già nelle sale, è basato su una storia vera che racconta come questo cagnolone bianco sia riuscito a salvare la comunità di piccoli pinguini in un borgo marinaro, sulla splendida costa meridionale australiana. Continuamente attaccati dalle volpi, in questa zona i pinguini, i più piccoli al mondo, rischiavano l'estinzione. Grazie a Giotto, invece, sono tornati ad abitare questa terra che considerano da sempre la loro casa. Se mettiamo Giotto sull'isola, credo che proteggerà i pinguini. Nel film, dopo l'ennesima scorribanda, il cane viene punito da un giudice severo con il divieto assoluto di uscire. Ma il simpatico pasticcione riuscirà a scappare e a salvare dalle volpi i suoi piccoli amici pinguini, aiutato dalla piccola Olivia, dal nonno Swampy e dalle galline, perché è l'unione che fa la forza. Che mi venga un colpo. Una vicenda da cui è nata l'idea del Maremma Project, cani maremmani addestrati per proteggere i pinguini dalle volpi durante la stagione riproduttiva. Il progetto è stato un enorme successo e in poco tempo la colonia dei pinguini si è ripopolata. Una favola realmente accaduta, un racconto divertente che piacerà a grandi e piccoli, una storia di fratellanza tra animali da cui anche noi potremo imparare qualcosa. In realtà, l'amico dei pinguini è una signorina, anzi, per l'esattezza sono due signorine, due splendide pastori maremmano abruzzesi che si chiamano Eudi e Tula. E ve lo posso testimoniare perché io con loro ci ho trascorso 2 settimane sul Middle Island e le ho viste di notte come difendevano le tane dei piccoli pinguini blu. Questo progetto australiano è veramente straordinario e pionieristico e per noi italiani c'è un particolare orgoglio nel raccontarlo, perché gli australiani, per difendere il loro piccolo pinguino blu in via di estinzione, hanno scelto di utilizzare il nobile guardiano italiano, il nobile guardiano appenninico, il pastore maremmano abruzzese, come la nostra piccola Jenna.